Allora, bentornati su Non aprite questo blog, io sono il Gonz e oggi sono qua per fare un unboxing di film che ci sono arrivati da Tetro Video, etichetta che si occupa principalmente di film molto estremi. Questi film li voglio vedere da un po' di tempo, però per fare l'unboxing, diciamo, più puro possibile, li ho lasciati ancora in celofanati, quindi li apriamo insieme e poi finalmente me li vedo perché sono veramente molto molto curioso. Di questa collana, io ho già aperto il pacco, però non ho aperto i film. Di questa collana ho già un film, che è This, che ho già recensito, e sono contento perché hanno un formato molto particolare. Andiamo a vederli insieme. Ne prendiamo uno a caso. Ok. Allora, io non ho visto nessuno di questi film, quindi mi sono un po' documentato, ma in realtà non mi ricordo i nomi dei registi e tutto, quindi piano piano riusciremo ad arrivare a una quadra. Cominciamo con Idea. Vi parlavo del formato perché è un formato veramente molto particolare. È più grande di un DVD, è più spesso, è più alto. Sembra quasi un libro. Di Tomasz Gorkik, è un film slasher. Apriamolo intanto. Guardate che custodia molto particolare. Vedete? È tipo, ricorda un po' certe custodie di VHS anni 80 che c'erano una volta in plastica. Dentro c'è, vabbè, il vano per il disco. Questa edizione c'è anche il poster. Io tra l'altro ho già un poster di This qua perché appunto l'avevo già recensito. Questa cosa del poster mi gasa una cifra, anche se sono sempre molto combattuto se adesso cercherò di non romperlo. Sono sempre combattuto se appenderlo o tenerlo in modo molto fetish dentro l'edizione. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi di questa cosa. Uno slasher del 2015 ed è il primo film horror prodotto e girato interamente in Slovenia. Praticamente ci sono delle ragazze che conoscono un fotografo, insomma, devono fare un servizio fotografico, vanno in un bosco e lì incontreranno i classici bifolchi della zona che, insomma, succederanno delle cose. Io non mi sono documentato neanche troppo perché voglio comunque scoprirlo da solo il film. All'interno vedo tra l'altro c'è Idilia Comic, interessante. Boh, probabilmente c'è un fumetto, insomma, delle immagini con un fumetto, poi c'è un cortometraggio che si chiama Blade e ci sono altri contenuti speciali, c'è il trailer, eccetera. Questo è il retro. Ragazzi, queste veramente sono edizioni stupende. Sono anche numerate se si vuole fare la collezione dal primo all'ultimo. Proprio figa. Allora, passiamo all'altro film. Blood Hunt. Unboxing vero. Lo apro in questo momento. Blood Hunt. Allora, questo è un Reaper Revenge australiano del 2015 di Sam Cartain. Spero di averlo detto bene. Apriamolo. Anche qua c'è il poster. Questo poster è un po' diverso come è più plastificato. È cambiato un po' il formato. Bellissimo. Probabile che li appenderò, eh. Sì, penso che li appenderò. Qua ho degli spazi. Adesso cambiamo un po' di disposizioni. È un Reaper Revenge, insomma. Se vi piace il genere, mi sembra molto intrigante. Ci sono i classici due fidanzati che, insomma, finiscono nelle grinfie di un gruppo di stupratori, diciamo, o comunque gente non tanto a posto di cervello. Dovrebbe essere piuttosto violento. Interviste a vari attori, penso, ma interviste agli attori, gallery, trailer, Carroll, fighissimo. Blood Hunt. Rimanete fino alla fine perché poi per ultimo ho lasciato un film che è uscito lo stesso anno di A Serbian Film e insomma io non l'ho visto e però gira voce che sia più tosto, più duro, più estremo di A Serbian Film, quindi rimanete fino alla fine. Intanto vediamo ci sono due film di Domiziano Cristofaro, di cui ho fatto recentemente la recensione di Nightmare Symphony, che deve ancora uscire, e di The Obsessed. Trovate le recensioni sul sito nonapritequestoblog.it. Questo è un suo film precedente, si chiama Doll Syndrome, è un film del 2014. Insomma, già vedo, se ve la faccio vedere bene, questa bambola gonfiabile. Qua
Eh beh, allora, Doll Syndrome. Qua c'è, vabbè, c'è questo individuo un po' disturbato che, diciamo, rimane ossessionato da una persona. Insomma, è un film piuttosto torbido, diciamo, torbido, con tematiche sessuali, perversioni varie. Almeno questo è quello che credo, vedendo il trailer e, insomma, leggendo la sinossi, credo di aver capito questo. Sono tematiche che comunque mi sembra aver capito, troviamo nei film di Cristofaro abbastanza frequentemente. Mi piace molto la stampa della... Anche qua c'è il poster, c'è anche un Deprian. Eccolo qua. E voilà. Negli extra troviamo backstage, Dolls Interviews, Dolls Nightmare, Roberta Gemma About the Movie. Insomma, ci sono interviste, penso, Doll Time Lapse, non so cosa siano, insomma, lo scoprirò. Comunque ci sono un bel po' di contenuti. Sono belle queste edizioni, secondo me, sono veramente belle. Per chi è collezionista, chiaramente averne una sola, compratene almeno tre, quattro. Così fate un angoletto con tutti i film, tutti alti uguali, oppure compratele tutte. Comunque sì, avere qualche formato un po' diverso ogni tanto effettivamente ci sta. Non l'ho mai visto così, quindi è abbastanza particolare. Doll Syndrome di Domiziano Cristofaro. Altro film di Domiziano Cristofaro. Questo qua è... Tra l'altro questo ha una particolarità. Nella confezione c'è anche il Blu-ray. Stava per cadermi. Beh, il Blu-ray è caduto. Se non mi cade qualcosa, ragazzi, questa è anche diversa. Allora, mi è caduto il Blu-ray. Questa cover ha la copertina lucida. Non saprei dire quali mi piacciono di più. Comunque è molto bello l'effetto anche di questa. Comunque ho visto i trailer di tutti questi film e devo dire che questo erotic film del 2019, quindi piuttosto recente, sempre di Domiziano Cristofaro, cioè questo qua... Questo cazzo, questo è difficile da vedere, perché parla di necrofilia e, insomma, io già col trailer ero abbastanza disturbato. Questa collana qua, l'altezza rimane la stessa, però come vedete fa parte di una collana un po' diversa. Fa parte di una nuova collana che si chiama Tetromaniac. Sono rivisitazioni dei reinterpretazioni dei serial killer realmente esistiti. Questo in particolare è su Jeffrey Dahmer. Ci sono scene di necrofilia, di uccisione, insomma, è una roba veramente. C'è, cioè, solo il trailer è piuttosto faticoso da vedere, però mi sono imbarcato in questa avventura, guarderò anche questo, ma in realtà li guardo anche molto volentieri, perché spesso questo tipo di cinema non utilizza la violenza per scioccare, ma come una specie di tramite per raggiungere degli stati emotivi che aprono anche la percezione della persona che sta guardando il film. Questo è il disco, e qua dentro c'è... Vacca voglia, c'è... Ah, bello! C'è una cartolina con un signore a 90 che ci mostra il suo... Ah, e qua è sempre il signore che... Vabbè, e queste le capirò meglio quando vedrò il film. Anche qua c'è la locandina, bella, il poster, come volete chiamarlo. Mi piace questa cosa, che sia un po' diverso. Infatti, vedete... Che questo simpatico persona disturbata si sta leccando un cadavere. Ecco, lo vedrete anche nel film. Oh, mamma mia, ragazzi. E voi potrete pensare, ah, Margonz, ma tu sei abituato a vedere queste cose. Ma in realtà non ci faccio mai l'abitudine. Però non mi tiro mai indietro per amore della conoscenza, per la curiosità, anche per la curiosità, per l'amore del cinema indipendente. All'interno troviamo i blooper, che sono una figata, non si vedono più ultimamente, invece io trovo che siano molto divertenti da inserire, quindi gli errori, anche le risate, spero. Le scene eliminate, Walking Short Movie, cioè uno short movie di W. Remory. Poi c'è l'alternate version di Erotic, che scoprirò cos'è, e il trailer originale, eccetera. Veramente strepitosa. Questa è una delle grafiche che mi piace di più a pelle. Chissà con quale inizierò. Boh,
Forse con questo, vediamo. Ultimi due film. Allora, Dead Inferno. E qua sono contento perché cambiamo anche un po' genere. Siamo di fronte a uno zombie movie del 2014 di Brett Mullen, da quanto ho capito un regista che ama molto il cinema horror anni 80, e in questo film viene celebrato piuttosto bene il cinema anni 80 italiano, mi sembra aver capito, quindi Lucio Fulci, Zombie 2, che ne so, robe del genere, credo. E la storia praticamente parla di questo dottore, questo scienziato che cerca di portare vita alla moglie morta, e quindi probabilmente creerà, insomma, un virus che poi creerà gli zombie, immagino. Quindi ci sono tematiche un po' alla Reanimator o Frankenstein, o insomma tutto questo mondo dello scienziato pazzo che scherza con la vita e la morte e poi si ritrova a creare un bel casino. Credo che sia quello il senso dell'opera. Insomma, bello zombie movie, sono contento che ci sia un film un po' diverso dagli altri. C'ho veramente tanta varietà, diciamo, da vedere, da recensire, perché comunque li recensirò piano piano, insomma, un po' alla volta. Negli extra troviamo un'intervista al regista, Brett Mullen, scene eliminate, original concept, Behind the Scream, a Dead Inferno documentary. Scusate la mia pronuncia di merda. Bloody, Bloodsucker, Dead By, short movie. Fico che ci siano dei cortometraggi dentro a gran parte di queste edizioni. Penso che alla fine arricchiscano un po' il prodotto. Io già comunque dico sempre che se c'è una mini intervista, qualsiasi cazzata, già comunque il prodotto diventa più intrigante. In questo caso, quando trovo edizioni con anche i cortometraggi o del regista o anche di un amico del regista, un collaboratore, una persona affine, penso che sia una figata galattica, anche perché è un'ottima sinergia tra chi fa il film, chi lo produce, chi si fa notare magari con un corto all'interno del prodotto. Quindi è veramente... Tanto non sono ubriaco, lo giuro. Perdo solo l'equilibrio, è tutta colpa degli occhiali. Dead Inferno Red Carpet Premiere, Steel Gallery, Dead Inferno 2. Dead Inferno 2 sarà un trailer di Dead Inferno. Original Extended Trailer. Insomma, Dead Inferno, tanta roba. Ultimo. La premessa è che io non ho visto Serbian Film, però ho sentito dire che questo film che sto per farvi vedere, distribuito da Tetro Video, è più forte, più estremo. Ne ho sentite di cose su questo film, quindi sono molto curioso. Guarderò sia questo che a Serbian Film e poi vi darò il mio responso. Potrebbe essere un'idea per il prossimo video, appunto, fare un confronto tra a Serbian Film e questo film qua. Sto parlando di The Life and Death of a Porno Gang. Gli amanti del cinema estremo lo conoscono già, l'avranno già visto, l'avranno già comprato, compratelo. Apriamolo, tanto per non farsi mancare nulla, ovviamente c'è una testa decapitata. Allora, film serbo, serbo come appunto a Serbian Film. Film serbo scritto e diretto da Maden, spero di averlo detto bene, Djordjevic. La storia è un po' stramba, eh? C'è questo gruppo di attori che fa una sorta di spettacolo pornografico itinerante, mi sembra aver capito. A un certo punto il manager accetterà un'offerta da una persona che, insomma, scatenerà tutta una serie di eventi drammatici, penso. Quindi, insomma, non so bene molto di questo film. So che comunque, per quanto riguarda nefandezze e oscenità, dovrebbe essere piuttosto ricco. Vediamocelo. È sicuramente uno dei film che mi incuriosisce di più, soprattutto per quello che ho sentito dire da vari amici, e quindi lo vedrò presto. Tutte le edizioni che vi ho fatto vedere sono limited e hanno tutte dentro il poster, tra l'altro. Nel caso di Erotic c'era pure il Blu-ray in aggiunta. Qua troviamo intervista a Antonio Tentori, al producer, Tony Newton, Paziente Zero è un cortometraggio che trovate all'interno, Last Drop pure, Bloody Popcorn pure, insomma ci sono tre cortometraggi, le gallerie e il trailer. Insomma, anche qua è piuttosto pieno di roba. Life and Death of Porno Gang. Allora,
Eccoli qua. Non farli cadere, Gonzo. Non farli cadere, ti prego. Eccoli qua. Insomma, ragazzi, che belli sono. Che belli. Belle edizioni. Piano piano li scopriremo insieme. Questo è tutto per l'unboxing dei film Tetro Video che mi hanno inviato. Li ringrazio di cuore. Devo dire che sono molto belli da vedere. Tutti insieme ancora di più. E niente, cercherò di farvi sapere al più presto che cosa ne penso di ogni film. Se il video vi è piaciuto, continuate a seguirmi sui vari canali Instagram, Twitch, YouTube, Facebook. E ci vediamo al prossimo video.